Hai mai perso la testa mentre arrampicavi? In questo video ti parlo di quanto la testa influenza l'asse primario. Ti voglio ricordare che tutto lo studio di questi segmenti, di queste piccole basi e di questi piccoli principi che ti sto spiegando servono per imparare a gestire l'asse primario e quindi dare una direzione al peso. Postura primaria. Questo è molto simile al concetto di postura normale, quella umana e quella dello stare in piedi, quindi eretti, dritti, e allineare il corpo. Quindi, come nel quotidiano, la testa è fondamentale, che non dà solo l'atteggiamento, ma genera vere e proprie posture, tipo queste. Mentre nel quotidiano l'implicazione, diciamo, di un errore di postura può interferire nell'umore, nelle emozioni, appunto nell'atteggiamento, per quanto riguarda l'arrampicata diventa prettamente fisico. Quindi non solo, non potrai riuscire a vedere le prese, perché se stai così verso ridotto, verso il basso, non riuscirai a vedere la presa in alto, ma curverai la schiena. Andiamo a vederlo. Per comprendere quanto è disfunzionale il perdere la testa, andiamo a vederlo con un esercizio abbastanza semplice. Per prima cosa andiamo a lavorare sulla gestione della testa nel piano sagittale, questo, quindi da dietro ad avanti. Andiamo a prendere due prese medie a un'altezza abbastanza bassa e prendo due appoggi dei piedi non buoni. In questa maniera io mi capirò subito se il piede tiene e quindi c'è una postura corretta, se il piede non tiene o non riesco a fare il passaggio, vuol dire che la postura è sbagliata. Non riesco proprio a muovermi, cioè se io stacco la mano destra non riesco proprio a muovermi, non riesco proprio a esprimere forza perché perdo completamente tutta la direzione e mi va per dietro, perché facendo questo la curva, l'apice della curva determina la direzione del peso e quindi è per fuori. Invece, tenendo il mento basso, vedete? Oh. Tenendo il mento basso favorisco l'inarcata della schiena e quindi genero una curva dove l'apice è verso dentro e quindi riesco a imprimere e scaricare forza verso la parete, altrimenti vado in fuori. Per quanto riguarda invece la rotazione della testa, la rotazione della testa implica anche la rotazione dell'asse delle spalle e quindi va a influenzare la rotazione dell'asse primario. È un classico errore: guardando la presa con tutta la faccia tende ad aprire il petto, quindi l'asse delle spalle, e quindi tendi a levare l'asse nella direzione primaria, che è quello di ruotare l'asse verso la presa che devo tenere. Soprattutto se devo andare molto di lato non ce la faccio, se io guardo lì tendo ad aprire, se io guardo completamente con la faccia diretta verso la presa tenderò ad aprire e mi partirà il piede, comunque non riuscirò a recuperare con la schiena. Quello che suggerisco io è quello di andare a una presa cercando di mantenere il mento quasi in direzione della presa che devo tenere, non quella a cui devo andare, quindi arrivare alla presa distante quasi mirandola con la coda dell'occhio, quindi sfruttando la visione periferica. Poi, quando io arrivo in massima estensione, gli do un altro colpo. Quindi il finale del movimento è questo. Mento dietro. Quindi doppio mento, triplo mento, questo, che non è questo, ma è questo. Quindi il petto verso l'alto, ma ti aiuta proprio questo discorso qua.
veloce, indolore, ma abbastanza complicate queste nozioni. Vedrai che quando le metterai in atto non è così semplice, però sono come se fossero un turbo, anche perché aiutano, come gli altri segmenti, a lavorare in coerenza. Quindi se tu riesci a mettere insieme tutte le varie nozioni che ho spiegato precedentemente, già c'hai un ottimo livello. Poi ovviamente io ti sto, ora non sto parlando di didattica, ma ti sto parlando dei principi. Poi ovviamente ci sta anche la didattica per riuscire a mettere in pratica meglio tutto quello che ti ho detto. Bene, iscriviti al canale e schiaccia il tasto campanellina per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti. Alla prossima, ciao!